Un'unica mostra in due sedi, Vistamare Pescara e Vistamare Studio Milano, per un omaggio all'artista belga Ian Berkruis, scomparso lo scorso anno a 70 anni. Gli interrogativi che hanno dato impulso alla ricerca sviluppata dall'artista belga ruotano attorno alla natura spirituale dell'arte e al ruolo dell'artista nella realtà che lo circonda. L'esposizione si chiama La presenza dell'assenza ed è un'indagine sul vuoto che si concretizza in un'unica mostra, allestita appunto a Pescara e Milano. Negli spazi della Galleria Pescarese, curati da Benedetta Spalletti, l'omaggio all'artista belga propone opere dagli anni 80 al 2010, mentre a Milano viene ripercorsa la produzione di Berkruis dagli anni 80 al 2002. Sono molto felice di questa mostra di Ian Berkruis perché è un artista che mi è stato vicino sin dall'inizio del mio lavoro, è scomparso da poco e ho deciso di dedicare una retrospettiva del suo lavoro per la prima volta nelle due sedi. A Pescara si tratta più che altro di un viaggio di tipo narrativo attraverso il suo lavoro che si muove attraverso tematiche e non attraverso un ordine cronologico, mentre la Galleria di Milano sarà più focalizzata su un progetto specifico.